Ciao a tutti, siamo con Maurizio Cianchino alla Schlock, dove terrà un corso per DJ. Maurizio, cos'è un DJ? Bella domanda. Cos'è un DJ? Un DJ, dalla parola, comunque è un disc jockey, qualcuno che gioca con i dischi. Quindi chiaramente anticamente esisteva il disco, esisteva il vinile. Oggi esistono i CD, i pennini, quindi potrebbe anche non essere più un termine molto aggiornato. Però in realtà è sempre qualcuno, diciamo, che fa divertire, fa ballare, fa per, tramite l'uso di disco, delle tracce, chiamiamolo come vogliamo, fa ballare o fa divertire delle persone, insomma, in discoteca o comunque in dei locali, in dei pub. Ormai una volta il disc jockey lavorava in radio o lavorava in discoteca, oggi si lavora ovunque, si fanno aperitivi, apericene, aperi tutto, quindi ormai il DJ è un po' dovunque. Oggi un po' chiunque comunque si cimenta nel fare DJ, basta comprare una console, che ormai con le nuove console, diciamo, fanno tutto da sole quasi quasi, e tutti diventano DJ. Ma in realtà cosa ci vuole? Quali sono le basi fondamentali per essere un buon DJ? Ma guarda, ci sono tanti punti di vista, nel senso che il buon DJ dipende da che punto si analizza. Se si analizza dal punto di vista tecnico, quindi del missaggio, quindi la parte vera e propria tecnica, come può essere un buon DJ qualcuno che riesce a far divertire la gente. C'è anche, ci sono anche DJ che non gliene frega niente che la gente balli o meno, l'importante è che loro abbiano le loro idee, la loro musica. Secondo me partiamo dal presupposto che una buona tecnica ci vuole, quindi fondamentalmente devi conoscere la tecnica, devi conoscere cosa sono dei dischi, come si mettono i dischi a tempo, che è la base che io dico sempre. E poi ci sono tante altre cose. Chiaramente chi compra le nuove console questa prima fase la può anche evitare, nel senso che ormai col sync fa tutto la console, fa tutto in automatico. Per me non sei un DJ, perché voglio dire, a quel punto sta lavorando la macchina, non lavori tu. Diciamo che il DJ fa musica, anima, è un animatore della musica, o meglio un animatore con la musica, e quindi forse sarebbe anche giusto conoscere questa musica. Sì, ma fondamentalmente un DJ deve conoscere la musica. Io a volte mi capita di parlare con pseudo DJ o comunque nuovi DJ che non conoscono delle fondamentali, secondo me. Cioè tu devi conoscere la musica, devi conoscere anche il rock, anche la vera musica, le origini, anche il jazz. Per fare un DJ devi conoscere, secondo me, tanta musica. Non devi solo conoscere il pezzo techno, il pezzo discoteca nuova, perché devi capire da dove arriva quella musica. Cioè trovare un pezzo nuovo e dire che bella sta canzone nuova, e non sapere che magari un pezzo anni 70 è ripreso, rielaborato, riarrangiato, secondo me penalizza un po'. Quindi fondamentalmente si deve conoscere intanto la base della musica. Né più né meno di un cantante che vuole fare magari musica jazz, deve sapere comunque la cultura jazz da dove proviene, e quindi anche il DJ deve conoscere le fondamenta della musica che ha fatto la discoteca, comunque, soprattutto perché qui parliamo comunque di discoteca normalmente. Sì, ma ci può essere anche il DJ che mette musica rock, cioè voglio dire, ci sono svariati generi, quindi sicuramente si parla di discoteca, ma molto parte anche da lì, quindi, e comunque ripeto, fondamentalmente conoscere la musica, poi comincia la parte tecnica. C'è una caratteristica fondamentale per essere un buon DJ, che è quello di avere un orecchio musicale innato, quello o ce l'hai o non ce l'hai. Tu puoi stare dietro una persona anche anni provando a spiegargli come si mettono a tempo dei dischi, o comunque cos'è l'armonia, o cosa sono le tonalità. Se poi queste cose la persona le recepisce, ma questo purtroppo è una dote, che è come il musicista, ce l'hai o non ce l'hai. Certo. Può studiare una vita, puoi essere un buon musicista. Puoi non studiare e riuscire a fare anche il musicista, o studiare poco. C'è gente che magari studia poco e diventa ha il talento innato e riesce a suonare comunque. Quindi, Maurizio, come funziona un corso per DJ? Ma funziona che io lo divido inizialmente, ripeto la cosa fondamentale, io parto dal vinile per un semplice discorso, perché secondo me per poter cominciare devi cominciare con le cose più complicate. Cioè se io comincio a guidare una macchina scadente, quando salgo sulla macchina tutta servo assistita, riesco a guidare ugualmente, ma so eventualmente dove sono partito. Quindi io li faccio cominciare col vinile, cominciamo a mettere a tempo dei dischi, che è la cosa fondamentale. Subito dopo si parte col discorso armonie, quindi comunque il discorso di mettere nel giusto modo, far partire nel giusto modo i dischi. Poi c'è una piccola porzione in cui spiego anche una piccola parte tra virgolette di fonica, non è un corso di fonica, ma spiego un attimo come funzionano le frequenze, cosa vuol dire chiudere più o meno delle frequenze. E secondo me un buon DJ dovrebbe anche capire come far suonare l'impianto. Molti DJ alzano a palla il volume e non si rendono conto che non sta uscendo nulla fuori, quindi quella è una cosa fondamentale, quindi non far andare in distorsione gli impianti, come si collegano gli impianti,
E niente, poi chiaramente la cosa si evolve e iniziamo a parlare anche di musica. Cioè, quando già abbiamo acquisito le basi tecniche, cominciamo a parlare un po' di musica, cominciamo a capire come si imposta una serata, perché anche quello è fondamentale. Tu puoi essere bravissimo, ma terzo disco svuoti la pista. E questa è una cosa, una prerogativa, una cosa complicata. Quella è una cosa che ognuno ha il suo metodo mentale, la sua scaletta immaginaria. E perché io non credo esistano delle vere scalette, tu hai delle idee, dei blocchi di musica che sai come proporre. Poi devi essere bravo a leggere la pista. Questa è una cosa che io posso provare a spiegare, ma non riesco a farlo capire, perché è una cosa che hai dentro, è come quello che capisce le persone appena le saluta. Quindi lì devi capire la gente, anche da, ripeto, sempre se sei un DJ che vuoi far ballare, che vuoi tenere la gente in pista e che vuoi che se ne vadano dicendo mi sono divertita o no. Quello è fondamentale, devi capire la gente, devi capire cosa vogliono in quel momento, anche se sei fuori dalla tua città, se sei in un posto nuovo, dai sorrisi, dai visi, capisci se stanno divertendo o meno. E quindi giovedì, no, abbiamo detto giovedì 2 ottobre, tu incontrerai giovedì qui chiunque fosse interessato per parlarne a quattro occhi. Certo. E quanto dura un corso per DJ? E questa è un'altra bella domanda, questa è una domanda da 6 milioni di dollari. Guarda, io ho avuto allievi che in due mesi erano già bravissimi, ho avuto allievi che dopo un anno stentavano ancora, quindi non c'è una scadenza. Se tu hai il talento, tutto diventa più facile. E ripeto, proprio nel DJ, e non è come pensa qualcuno quando dicono che ci vuole mettere due dischi. Non è così, non è vero che ci vuole mettere due dischi. Ci sono tante, certo, a metterli ad muzzum, come dicevano i latini, è facile. Metterli bene non è una cosa semplicissima. Guarda, secondo me almeno una stagione, insomma, almeno 6 mesi, 8 mesi per avere il minimo. Ma non è detto, cioè può succedere anche che dopo una stagione intera ancora non si sia. È come uno strumento, cioè tu impari a suonare la batteria, può durare anche 10 anni lo studio della batteria, come c'è gente che dopo 2 anni già è bravissima, quindi dipende dalle qualità dell'allievo, insomma. Quindi la Schlock vi aspetta con Maurizio Cianchino giovedì 2 ottobre ore 17 via 10 ottobre numero 114. Per qualsiasi informazione potete parlare direttamente con Maurizio, il riempipiste tutto augustano.